Altra categoria, altro giro di previsioni nei nostri appuntamenti video Road to Oscar, la corsa che vede impegnate le 5 finaliste per il premio di miglior attrice protagonista, condivide molti punti in comune con altre cinquine. È la fotocopia della rispettiva lista di nomination fatta ai Golden Globe nel ruolo drammatico e dovrebbe vedere la vittoria assicurata di una delle 5 nominate. Diamo quindi uno sguardo alle chance di tutte le attrici candidate al premio di miglior protagonista. Iniziamo dalla più giovane, ovvero Saoirse Ronan vista in Piccole Donne. La sua Jo March riesce a essere aderente al personaggio letterario, pur portando una ventata di freschezza. Un talento innato, quello della Ronan, che conquista la 4ª nomination pur avendo soltanto 25 anni. Parte del merito è da attribuire anche alla guida alle sue spalle, ovvero quella della regista Greta Gerwig. Quella per Piccole Donne, come detto, non è la prima nomination per Ronan, ma questa ha un significato particolare, quasi come fosse un secondo tentativo dato che l'abbiamo vista nel 2017, in lizza sempre per lo stesso premio e sempre diretto dalla Gerwig, in quell'occasione per Lady Bird. La grande intesa tra l'attrice e la regista ha prodotto un altro splendido risultato, ma che forse non ha la potenza di conquistare la statuetta. Tra le partecipanti spunta anche il nome di Cynthia Erivo, forse quello meno conosciuto al grande pubblico. Ma se avete visto Widows, Eredità criminale o Sette sconosciuti a El Royal, sicuramente la riconoscerete. Come Antonio Banderas, candidato al premio di miglior attore protagonista, la Erivo ha partecipato alla serie TV Genius interpretando Aretha Franklin. Le doti canore dell'attrice sono indubbie, ma Erivo si conquista un posto nella cinquina per la sua performance nei panni dell'attivista Harriet Tubman in Harriet. La Tubman è considerata una delle figure più importanti nella storia degli afroamericani. Ribellatasi alla schiavitù, combatté per la sua abolizione e sostenne il suffragio femminile. I più meschini sostengono che la Erivo sia stata candidata più per rispettare le quote del politicamente corretto, ma la bravura e l'intensità di una grande interpretazione ci sono tutte e sono autentiche. Veniamo alla nominata che la statuetta come miglior attrice protagonista l'ha già vinta nel 2004. La splendida Charlize Theron conquistò l'Oscar per la sua performance in Monster, confermando una di quelle leggende metropolitane sul premio, ovvero che l'Academy ha un debole per i ruoli di trasformazione fisica e per l'interpretazione di personaggi realmente esistiti. Per questo in Bombshell la sua Megyn Kelly, giornalista americana travolta dallo scandalo Fox News, ha alcune chance di vincere. Ancora una volta la Theron dimostra il suo immenso talento e soprattutto la sua versatilità, passando da un film impegnato ad un blockbuster, dal ruolo di modella, produttrice e amante del cinema indie. Certo, non è tra le più quotate, ma Charlize è nel cuore di tutti noi. Chi ha più possibilità di stringere la statuetta fra le sue mani è certamente Scarlett Johansson per Storia di un matrimonio, che qualora non dovesse vincere, segna comunque un record importante nella storia degli Academy. Scarlett, infatti, è una delle 12 star che hanno guadagnato nella storia degli Oscar una doppia nomination lo stesso anno per ruoli differenti. Prima di lei ci sono stati nomi come Al Pacino, Sigourney Weaver e Jessica Lange, per citarne alcuni. L'ultima a riuscirci è stata Kate Blanchett nel 2008. Ma l'interpretazione di Scarlett in Storia di un matrimonio è toccante e autentica, tanto quella del suo partner sullo schermo, Adam Driver, e le vale non solo la doppia, ma anche la prima nomination agli Oscar. Eh già, nonostante Scarlett sia ormai sulla piazza da un po', questa è la prima volta che viene nominata dagli Academy, e questo 2019 segna senz'altro una sorta di rinascita artistica, visto che, fatta eccezione per alcuni casi isolati, l'attrice, negli ultimi tempi, è stata impegnata prevalentemente nel franchise Marvel e in altri blockbuster. In chiusura, come potrete intuire, la favorita della cinquina, ovvero la Renée Zellweger, apprezzata in Judy. La sua Garland batte le colleghe a livello di trasformazione fisica, e forse anche per una questione di affetto da parte dell'Academy verso il personaggio, facendola schizzare tra i favoriti. La pellicola racconta solo una piccola porzione della vita dell'attrice, 5 settimane di tournée a Londra pochi mesi prima della sua morte. Alla proiezione al Festival di Toronto, la performance della Zellweger ha scatenato una standing ovation senza precedenti, e sembra che stavolta l'attrice possa riuscire nell'impresa. Sì, perché ci aveva già provato nel 2003 con la sua performance in Chicago, venendo però scalzata da Nicole Kidman. L'anno successivo, invece, ricevette una nomination come miglior attrice non protagonista per Ritorno a Cold Mountain, ma la nostra ex Bridget Jones non sembra ancora soddisfatta. Si avvereranno questi pronostici? Lo scopriremo la notte del 9 febbraio.
E adesso fateci sapere nei commenti chi, secondo voi, merita la statuetta come miglior attrice protagonista. E naturalmente non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessuna novità targata Movie Player.